Qui al Centro Congressi della Sapienza, in occasione di un convegno sugli stati generali dei diritti civili, siamo in compagnia di Silvio Viale, presidente di Radicali Italiani, e vogliamo appunto fargli delle domande relativamente appunto a queste primarie del PD. Prima del PD siamo a cavallo del primo e del secondo turno. Silvio Viale, prima del primo turno, a cavallo tra la fine del congresso di Radicali Italiani e il primo turno, ha fatto un endorsement e una dichiarazione, diciamo, di appoggio personale insieme a una parte dell'associazione torinese radicale, che adesso mi sfugge il nome, la della Deglietta, perfetto. Ecco, Silvio, volevo sapere cosa ne pensavi di come si era svolto questa prima parte e qualche previsione appunto per il secondo turno, per il ballottaggio. Allora, prima di tutto correggo su due cose, ma banali. Le primarie sono del centro-sinistra, anche se organizzate da PD, SEL e PSI, vedo poi le partecipazioni di molti altri, e sono del PD semplicemente perché il PD ha sobbalcato la parte organizzativa maggiore. La seconda è che non solo alcuni militanti, dirigenti della Deglietta, ma anche molti altri radicali in giro per l'Italia hanno partecipato alle primarie votando, molti facendo anche gli scrutatori, quindi diciamo che designano chi sarà il candidato a premier per lo schieramento del centro-sinistra. Poi io auspico che ci possa essere un accordo tra i radicali e il centro-sinistra e quindi ci sia la possibilità di interloquire con questa esperienza, contrapposta a quello che invece è l'altro candidato a premier, perché a parte sorprese imprevedibili dei grillini, lo scontro sarà tra il candidato del centro-sinistra e il candidato del centro-destra. Il ballottaggio. Siamo arrivati al ballottaggio, che è un successo per Renzi, perché era prevedibile per molti che Bersani si sarebbe fatta al primo turno. Vendola si era pure convinto di riuscire a battere e andare lui al ballottaggio. Questo spiega perché non solo non abbia annunciato il ritiro all'ultimo minuto, favorendo quindi il superamento del 50% di Renzi, ma si è impegnato moltissimo e alla fine ha ottenuto un buon risultato, ma erano tutti convinti che Renzi avrebbe avuto il 20-25, non di più, abbordabile all'area vendogliana, che non dimentichiamocelo ha vinto molto spesso le primarie delle singole città con candidati provenienti in senso lato da quell'area, che aveva capacità di prendere voti più a sinistra, diciamo, più nel centro-sinistra. Questo non è accaduto, Vendola è arrivato con un buon successo, soprattutto nelle regioni rosse, quindi nello zoccolo duro del PD del centro-sinistra, e in alcuni posti come il Piemonte questo è infastidito. Adesso sulle regole c'è uno scontro ridicolo, perché con l'ultima delibera, la numero 25, ha modificato il regolamento e lo ha modificato dopo il primo turno, cercando di limitare l'affluenza di nuove persone a votare, che come mia moglie, lo dico con molta franchezza, mia moglie non ha votato perché stava male, è rimasta a casa, un po' anche pensando tanto non cambia niente un voto, adesso andrà a votare, non so nemmeno per chi voti. Peraltro io ho visto anche molti bersagnani mobilitati, perché questa paura di Renzi sta in qualche modo mobilitando tutti. E qui c'è da dire, poi magari andiamo più su altre questioni, che c'è un'ipocrisia molto forte da parte dell'apparato del PD in prima persona, ed è quella, non ho il mio, ed è quella che dell'inquinamento, cioè le primarie inquinate da singoli o gruppi di elettori provenienti da altri schieramenti, da centrodestra, diciamo, che in parte è vero, ma è vero nei singoli casi, tenendo presente che alle primarie hanno sempre partecipato tutti quelli che pensano identificarsi, e il voto è segreto. Peraltro gli stessi che si scandalizzano perché qualche persona un po' nota, che non ha votato centro-sinistra probabilmente in passato o nelle ultime volte, viene a votare, non si scandalizzano affatto quando la Federazione delle Sinistre, i comunisti italiani, che non fanno parte di questo centro-sinistra, che sono spesso mobilitati contro con propri candidati anche alle ultime amministrative, vengono a votare, quasi come se fosse normale che chi vota Bersani possa venire, abbia la patente, e invece chi potenzialmente può votare Renzi non lo faccia. Però a parte queste cosucce, io spero che Renzi riesca ad avere un buon successo alla fine e vedremo quale sarà il risultato. È chiaramente stata la novità. La novità lo dicono tutti, persino il centrodestra è stato condizionato dalla presenza di Renzi, il quale ha un modo di fare la politica molto simile a quello dei leader europei,
come Cameron, come Blair, come Zapatero, altri come Hollande, che in qualche modo hanno svecchiato un po' dalla sinistra, uno stile molto simile a quello di Obama, dove io credo che molti di noi fossimo negli Stati Uniti avremmo votato per Obama, anche se poi si può non condividere tutte le cose che dice. Peraltro è normale che quando uno si pronuncia su 30 cose qualcun altro sia d'accordo su tutto, probabilmente sia d'accordo molto sulla decina, abbastanza su un'altra decina, e con dei divergenti su molte altre cose, perché esistono poi le cose personali. Ecco perché io vedo questo ballottaggio come una grossa occasione, e sicuramente è servito a rinvigorire il centro-sinistra e a ravvivare il confronto e il dibattito. Pensate un po' se non ce ne avessimo avuto su molti temi. Il rammarico, anticipo domande, il rammarico è che la constatazione che i diritti civili e i temi laici non facciano parte dello scontro delle primarie, non fanno neanche parte dello scontro della politica, sono sempre un argomento messo un po' in disparte e a parte, tanto è vero che anche nel clou di questo confronto all'americana su Rai 1 dell'altra sera, tra le tante domande, l'unica domanda che c'è stata è stata quella sul matrimoni gay, tra virgolette, dove uno ha risposto il modello inglese, l'altro ha risposto il modello tedesco, fa poco qualcuno dirà quello bulgaro, quello spagnolo, e ricorda un po' la vicenda del sistema elettorale. In realtà tutti e due hanno una visione non del matrimonio gay, ma di una soluzione per garantire i diritti con dei patti, che non è quello che io penso e altri pensano, però non c'è un motivo per dire che più, su questo aspetto, se sono più vicino a uno voto questo, voto quell'altro. Credo che la grossa novità di Renzi è aver introdotto dei temi liberali nel centro-sinistra, e dei temi in economia, su questioni sociali, eccetera, ed aver avuto questa grossa rispondenza, aver spaccato il fronte cattolico, perché chiaramente gran parte del fronte cattolico sta con Bersani, e di aver fatto vedere come tutto l'apparato si chiude a riccio perché ha paura. È veramente sorprendente. Io vedo a Torino, dove i non bersaniani nel consiglio comunale tra gli assessori sono pochissimi, sporadici, e tutti, compresi quelli che hanno una posizione da se non ora quando, per dire, oppure più liberali o sudditi civili, oggi sono tutti con Bersani, perché la paura è: se vince Renzi sparisce il PD, sparisce il partito, se vince Renzi è tutta la rovina. Non è così. Però questo dimostra come in realtà c'è uno scontro che non è soltanto generazionale, questo è evidente, ma è uno scontro politico, e c'è una nuova sinistra che avanza, che è quella che vede oggi in Renzi il simbolo e il candidato da votare. Poi cosa succederà nei prossimi mesi lo vedremo. Spero che se vincerà, come molto probabile, Bersani, ci stupisca, come ha promesso l'altra sera di dire io vi stupirò, e speriamo che ci stupisca davvero. Silvio, questo evento, diciamo, questa chiamata in qualche modo alla partecipazione popolare degli elettori più o meno convinti del centro-sinistra, è stato anche un modo, secondo me, per far partecipare alla politica in un momento in cui la politica vive insomma una certa opinione negativa nei confronti della collettività, dei cittadini. È un po' una chiamata, è un riacquisto di credibilità, tant'è vero che anche il PDL insomma ci ha provato a proporre queste primarie. Se non sbaglio, in Puglia addirittura si propongono primarie nel PD per i candidati alle politiche. Tu pensi che per esempio in Casa Radicale potrebbe essere proponibile un qualcosa di simile, fermo restando che c'è sempre la grande discriminante che distingue i radicali dagli altri, che c'è il congresso che già di per sé coinvolge tutti gli iscritti alle votazioni e non soltanto non delegati come in altri partiti? Ma le primarie hanno permesso di discutere su una cosa chiara. Oggi, quando chi è andato a votare, si è schierato, ha votato Renzi o Bersani, sapeva cosa votava, chi votava Vendola pure, e nel picco, in famiglia, gli amici, eccetera, c'è stata la discussione, come un po' le partite del campionato, quando poi tutti le commentano, la grande partita. Questa è stata la grande partita, e quindi è sicuramente servito, perché milioni di italiani ne hanno parlato, anche chi è andato a votare, e quindi ha individuato anche dei temi, poi magari ognuno ha sottolineato un aspetto o l'altro. Sulle primarie per i candidati io sarei abbastanza tiepido adesso, perché mi sembra un tentativo di molti di mettere mani avanti e uno scontro tra le correnti e le componenti, o le propone chi vorrebbe essere candidato e non lo è, oppure chi pensa di andare a una resa dei conti, tenendo presente che oggi tantissimi sono saliti sul carro del vincitore e saliranno sul carro del vincitore anche per questo. Quindi le primarie dei candidati, bisogna capire prima che sistema elettorale avremo, cosa comporterà,
e tante altre cose. La stessa cosa vale per i radicali. Io non credo che ci sia un discorso di fare oggi delle primarie, anche perché sarebbe difficile definire chi, a parte il congresso, a parte gli iscritti, però noi abbiamo un'iscrizione libera, addirittura con doppia tessera, quindi se dovessimo pensare al voto inquinato delle primarie, qui saremmo già nel centro dell'Ilva di Taranto, insomma, ecco, per capirci. Non è quello il punto è capire cosa i radicali faranno, come si proporranno a queste elezioni, se in modo alternativo, sempre in modo altro, e questo è chiaro, ma se in modo alternativo, oppure se sempre con le proprie posizioni, ma nell'ambito di un accordo col centrosinistra, come è successo nel 2008, magari è possibile fare la lista, oppure avere dei candidati indipendenti radicali dentro altre liste, o tante soluzioni possibili, non lo so, per cui è prematuro mettere le mani avanti, fare la figura di quello che vorrebbe mettere questioni di corrente, di componente davanti alla discussione politica. Non credo debba essere fatto nel PD, nel centro-sinistra e tantomeno nei radicali. Invece la discussione è aperta, siamo, come io ho detto, in stand-by. Emma Bonino mi pare che al congresso abbia detto siamo in attesa. Pannella mi sembra che dopo la polemica con me, in cui mi ha spiegato perché bisognerebbe votare Renzi, ma lui non ci va. È chiaro, è ovvio, se vado a votare io, non mi fila nessuno e sono alcuni radicali che vanno a votare. Se lo facesse Pannella avrebbe un alto significato, quindi capisco perfettamente, però c'è un confronto che verrà fatto e man mano che passo le settimane, spero che a cominciare da lunedì dopo le primarie tutto sarà più chiaro, si potranno essere quegli incontri, quei confronti che oggi fino adesso non ci sono molto stati, ecco. Ultima domanda, in Casa Radicale c'è sempre stata, insomma, una certa attenzione a questo concetto della doppia tessera. Secondo te, Silvio, c'è qualche doppia tessera oggi che è più doppia tessera di qualche altra in Casa Radicale? No, ci sono alcuni radicali iscritti altri partiti che sono radicali come me, quasi anche un po' strumentalmente, il PD mi sopporta, l'anno scorso mi ha espulso perché quando mi hanno candidato, peraltro, mi hanno candidato come indipendente e mi hanno espulso, cioè queste cose che possono capitare solo nel PD. Quest'anno sono iscritto di nuovo, nel circolo in cui sono iscritto non partecipo, non faccio attività di circolo, attività politica del PD, sono consigliere comunale nel gruppo perché realmente rimango nel gruppo che mi ha eletto, nella lista che mi ha eletto, non c'è nessun motivo per fare giochini di altro tipo, e quindi credo che altre doppie tessere, conosco altri iscritti al PD, altri partiti, mi pare che molte volte la doppia tessera sia una modalità per far sopravvivere i radicali, per finanziarli, molto legata all'attività, diciamo, da fondazione, da onlus, da ONG, sui grandi temi, ma poco sulle questioni politiche concrete. Non dimentichiamoci che avremo davanti a noi anche le elezioni in Lazio e in Lombardia, dove sicuramente i radicali saranno presenti perché hanno giocato un ruolo molto forte in entrambi i casi, non gli è riconosciuto così dai media, dall'opinione pubblica, perché chiaramente c'è una forma di censura, di disinformazione, però sicuramente nel Lazio e in Lombardia i radicali saranno presenti e anche lì ci sarà necessità di essere presenti. È difficilmente uno che in un altro partito ti favorisce la presenza in un'altra lista, quindi io vedo tutta una cosa molto fluida, ancora da vedere, però sono certo che i radicali non possono stare fuori dalle elezioni. Su questo credo che l'esperienza del gruppo parlamentare sia positiva e quindi da proseguire, da continuare in qualche modo da garantire la presenza. Sia stata positiva l'esperienza in Regione Lazio, sia positiva l'esperienza mia a Torino e di Cappato a Milano, per cui dove ci sono dei radicali di solito capita qualcosa di più e di diverso. Ecco perché dobbiamo far di tutto per riuscire a mantenere una presenza alle prossime elezioni e con successo ad avere gli eletti. Grazie a Silvio Viale, Presidente di Radicali Italiani. Grazie ancora.